Bentrovati nuovamente in Slow Storm, in questa terza lezione B che vuole servire verso gli orifizi diaframmatici, in particolar modo quello esofageo, il nervo vago, il tronco encefalico che vedremo. Quindi dedicando la prima parte ai tronchi vagali, quindi al nervo vago e al tronco encefalico che insieme all'NTS rappresentano importanti stazioni di gestione dell'informazione ventilatoria, le vedremo. Ho deciso di dividere in varie mini lezioni lo iato esofageo, altrimenti sarebbe risultata troppo lunga, non sarebbe più stata una mini lezione. A mio avviso è sempre importante ritrovare una qualità e un come in quello che si fa. Ricordo che ai piedi del periodo invernale sarà aperto il sito internet dell'approccio metodologico empiristico Slow Storm Functional Breathing Training, e lì potrete trovare libri editi e pubblicati dalla famosa casa editrice Armando Curcio Editore in merito ovviamente alla nostra ventilazione, quindi alla respirazione, cardine del metodo saranno informazioni gnosico-pragmatiche, cioè teorico-pratiche per quanto riguarda la ginnastica respiratoria, l'allungamento delle catene muscolari e il sincero utilizzo del nostro apparato pneumofonico, cioè di quello che riguarda la voce. Queste formazioni hanno l'obiettivo di dare una qualità, una sostanza nella loro forma più alta da un punto di vista di contenuti, di sussidi didattici, audio-video, con l'obiettivo di dirigerci verso una bontà educativa nonché sincera, un ordine, in riferimento in primis al rigore scientifico. In ultima istanza, se vi stanno appassionando o semplicemente incuriosendo queste mini lezioni, vi ricordo che siamo sui social, quindi Instagram, Facebook, YouTube, anche su TikTok. Allora, bentrovati, benvenuti in questa terza lezione B, terza unità per quanto riguarda le conoscenze, la teoria, gli aspetti gnosici, perdonatemi, di quello che è il nostro diaframma respiratorio. Diaframma respiratorio chiamato anche diaframma toracico inferiore, perché sappiamo che poi c'è anche quello superiore, il cosiddetto diaframma dello stretto toracico, da lì sindrome dello stretto toracico, ma sono cose che vedremo in maniera molto morbida perché lì si rischia di debordare verso la fisioterapia, verso l'osteopatia e via seguitando, e non sarebbe rispettoso. Terza unità B, l'unità precedente abbiamo potuto apprezzare, tenendo conto appunto di questi orifizi diaframmatici, di queste aperture, lo iato aortico. Oggi andiamo verso quello che è l'orifizio, l'apertura esofagea e i suoi relativi attraversamenti. Come poc'anzi ho anticipato, non riguarderà tutta questa mini lezione l'orifizio esofageo, altrimenti sarebbe risultata troppo lunga. Quindi l'aspetto della perturbazione del meccanismo del tratto gastroenterico, quindi i vari rapporti con le varie tuniche muscolari, mucose e del perché la nostra respirazione ci può aiutare, per esempio, di fronte a dei rigurgiti, quindi a quello che riguarda quindi il reflusso gastroesofageo, all'ernia iatale, eccetera, eccetera. Un aiuto può essere la respirazione, chiaramente è un aiuto, contribuisce a. Non vogliamo assolutamente metterci sopra alla figura medica, ci mancherebbe. Quindi vedremo l'orifizio esofageo, ma oggi insieme andiamo a studiare quello che riguarda gli attraversamenti lungo l'orifizio esofageo. E quindi parleremo di, dato che per lo iato aortico abbiamo parlato di attraversamento da parte del dotto toracico e tronchi linfatici, parliamo di nervo vago e tronchi vagali.
e anche quello che riguarda il tronco encefalico, cioè cominceremo ad approfondire, a toccare un pochettino quello che riguarda la fisiologia respiratoria, senza paura, poiché con un ritmo naturale riusciamo, non c'è niente di facile e di difficile, ecco, c'è qualcosa che noi sappiamo o non sappiamo, che sappiamo fare o che non sappiamo fare. Quindi quando noi apprendiamo, dopo tutto risulta più semplice, l'importante è avere consapevolezza. Allora, cominciamo, ricordo i canali social, proseguiamo. Allora, qui noi lo possiamo apprezzare, ecco, diciamo così, dorsalmente, allora, questo è lo iato esofageo, dorsalmente troviamo l'apertura aortica che abbiamo visto la lezione precedente, ed ora è questo che ha diametro più munifico, più generoso, disposto, siamo ovviamente da visione dall'alto, vediamo qui che c'è il trifoglio frenico, le tre fogliole, le tre linguette, antero e latero destro sinistro. Vedete che il diaframma la tratteremo due lezioni, perché la prossima sarà sempre sull'orifizio esofageo, però quello che riguarda proprio l'aspetto gastrointestinale. Successivamente vedremo invece l'apertura della vena cava inferiore. Vedete che è un diametro molto generoso e vedremo come questa sorta, questa raggiera carnosa, questo movimento vis a terra, vis a fronte, funge per questi attraversamenti, funge un ruolo, i francesi dicono, di coulisse, cioè di guida scorrevole. E quindi qui possiamo apprezzare, siamo all'altezza circa della decima vertebra, quindi vertebra toracica, ne vediamo qui l'apertura. Allora, quali sono gli attraversamenti? Tronchi vagali, vediamo questi tronchi vagali. Tronchi vagali, eccoli qua, vedete come qui abbiamo una visione dal basso, diciamo una vista frontale, vediamo i tronchi vagali, eccoli qui, che hanno un certo rapporto anche con la parete esterna del tratto gastro-esofageo. Vedete quindi, questo è il condotto esofageo che sbocca poi sul nostro, su quello che è l'ipocondrio di sinistro, quindi dove si trova il nostro stomaco. Ecco, quindi perché tronchi vagali? Vaghi, nervo vago, da vagus etimologicamente in latino vuol dire errante, vagabondo, e quindi non possiamo non parlare del nervo vago, non possiamo. È la stessa cosa per lo iato aortico, i tronchi linfatici, il dotto toracico. Non possiamo perché nervo vago, che sappiamo è il decimo di 12 paia di nervi cranici, che è quello innanzitutto, diciamo così, il più lungo, ma soprattutto quello che compie numerose anastomizzazioni. Anastomizzazioni in fisiologia vuol dire sbocchi, vuol dire collegamenti. Con che cosa? Con altri nervi, con altre strutture nervose, attraverso il neurotrasmettitore, soprattutto acetilcolina, ma non solo, un nervo che gode per l'80% più di fibre di tipo afferente, sensitivo, sensorio. Afferenza sappiamo che è una domanda che proviene dall'esterno, a livello esogeno, esplicita, non è qualcosa di implicito. D'altronde noi, per esempio, il mio corpo ora sa che deve elaborare, deve gestire determinate informazioni, ma lo fa chiaramente con gli organi di senso. Gli organi di senso si possono tradire, perciò è importante un attimo di equilibrio, di ragione. Però quando noi svolgiamo qualcosa lungo la nostra vita, noi non siamo i nostri pensieri, cioè il nostro organismo
cerca di capire dove in quel momento ci troviamo, dove, che cosa facciamo, perché lo facciamo, eccetera, attraverso delle informazioni, delle afferenze. Scusatemi se mi sono un po' dilungato. Ecco, quindi questo è importante. È importante che sia l'80% di afferenze sensitive e il 20% di efferenze, di risposte, quindi di tipo motorio. Perché è importante l'aspetto sensitivo? Perché appunto un nervo che, dato che compie numerose anastomizzazioni, ha dei dialoghi con molti organi, col cuore, con i nostri polmoni, con il tratto gastroenterico, con il tratto gastrointestinale, col pancreas, addirittura col muscolo elevatore del velo palatino o palato molle, parliamo del vocal tract. Questo è qualcosa che noi tratteremo in conoscenza, in teoria, per quanto riguarda l'apparato pneumofonico. Quindi vedete come l'importante è avere consapevolezza di dove noi ci troviamo all'interno di questa nostra macchina, che è ancora più, ancora meglio di una macchina, si autoripara. Dobbiamo avere consapevolezza di dove noi ci troviamo e del perché. Poi noi possiamo andare dove vogliamo. Possiamo andare dove vogliamo. Perché? Perché? Perché queste anastomizzazioni del nervo vago prendono anche che cosa? Prendono il nervo frenico. E sappiamo, da centro frenico, questo è il nervo vago che scende, eccole qua, anastomizza con il nervo frenico, in questo caso di sinistro. C'è il nervo frenico di sinistro, il nervo frenico di destra, il nervo frenico di sinistro, motore dell'emidiaframma di sinistro, pilastro sinistro, nervo frenico di destra, motore dell'emidiaframma di destra o pilastro destro. E quindi da qui apro e chiudo una parentesi, altrimenti mi dimentico. Nervo vago vuol dire anche via colinergica antinfiammatoria, produzione di citochine proinfiammatorie a seguito di infiammazione. È un nervo che registra delle situazioni, è un nervo che si attiva molto nel sistema, soprattutto nel sistema nervoso parasimpatico. Gli americani lo definiscono sistema rest and digest, è il sistema nervoso autonomo, quindi indipendente dalla nostra somaticità, dalla nostra volontà. È un sistema, è un nervo che dialoga molto in dei momenti, per esempio, digestivi, piuttosto che quando siamo rilassati, piuttosto di un post esercizio e via seguitando. Quindi è chiaro che quando noi, vediamo un pochettino cosa c'è dopo, va bene. Allora, è chiaro che quando noi parliamo di nervo vago e quindi anastomizza con il nervo frenico, questo è stato visto dalla letteratura scientifica. Uno dei libri, dei testi che vi consiglio, affascinante, è quello del dottor Bordoni Bruno. Io ho la prima edizione del 2016 sul trattamento dei cinque diaframmi corporei, il respiro sistemico, e la letteratura scientifica ha riportato l'esimio dottor Bordoni che ha visto che c'è proprio un collegamento e un dialogo, ma non solo elettrico, perché noi dobbiamo pensare ai nervi, a questa struttura nervosa del nostro organismo. Ci viene subito da pensare che cosa? Che serva solamente a spostare, tra l'altro solo unidirezionalmente, un'informazione elettrica. Solo spostiamo solo elettricità e basta. Non è così. Perché anche in una via retrograda, quindi sia l'andata che il ritorno, ci sono sostanze biochimiche, sostanze neurotrofiche, sostanze immunitarie, quindi non si parla solo di elettricità, c'è un dialogo di come noi stiamo. La letteratura scientifica quindi ha visto che cosa? Ha visto che, date queste anastomizzazioni, allora lì noi possiamo parlare successivamente di 5 diaframmi, no? L'avevamo detto nelle mini lezioni precedenti, l'avevamo un po' sottolineato, la cosiddetta, quello che diceva nel 1850, poi ripreso nel 67, prima da Boe Massé, poi da Duchenne e Boulogne, addirittura rivedendo e riconfirmando delle osservazioni, delle deduzioni, delle intuizioni del famoso medico privato di Marco Aurelio, Galeno da Pergamo, Claudio Galeno. Quindi la fascia cervico toraco addomino pellica, la parte superiore, il cosiddetto sistema sospensore del pericardio. E quindi
Quando noi parliamo di nervo vago, lo possiamo un po' intravedere qui, parliamo quindi anastomizzazioni col nervo frenico. E quindi, per esempio, cosa possiamo parlare? Beh, per il nervo vago possiamo parlare della delle sedi da dove parte il nervo vago, cioè il tronco encefalico che vedremo, ma anche dei dialoghi in un'importante stazione di arrivo di fibre sensitive, afferenze. Nervo vago con che cosa? NTS, nucleo del tratto solitario, una stazione di ricezione di informazioni sensorie, sensitive, molto importante. Importante perché? Perché è una raccolta di informazioni ventilatorie non solo da parte del nervo vago, ma da parte del nervo glossofaringeo, il nono, da parte dei chemorecettori centrali a livello bulbo pontino, da parte dei chemorecettori periferici lungo il glomo carotideo e l'arco aortico, da parte degli SARS, l'ora adatto receptor e recettori profondi, da parte dei recettori juxtacapillari, eccetera, e via seguendo. Vedremo queste cose, ci rendiamo conto che parlare di ventilazione è qualcosa che, insomma, non vogliamo essere sublimanti. Quindi, dato che parliamo di anastomizzazioni, noi parliamo da una parte di organi viscerali, l'abbiamo visto, organi di cuore, di polmoni, di fegato, di pancreas, di tratto gastroenterico, cervello enterico, tubo di neuronale di quasi 1 milione di neuroni che collega. Quindi parliamo di che cosa? Che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che dove è stato osservato scientificamente, ma è ancora in via, attraverso, di fronte a prove ed errori, è in via di osservazione scientifica, che vi faccio questa domanda: se noi ci trovassimo in una condizione all'interno della nostra vita dove tartagliamo, scalpitiamo, siamo nervosi, in un momento nevrotico, alienato, dove dobbiamo gestire tutto di corsa, molto stressati, potremmo avere una ventilazione, una respirazione tranquilla, naturale, soprattutto fisiologica? Lascio a voi l'ardua risposta. Quindi c'è, addirittura la letteratura scientifica ha visto che a seguito, all'interno di quello che sono, che è un volume di riserva inspiratorio ed espiratorio, quindi un respiro profondo ma non forzato, le vedremo poi le velocità e i volumi, si è visto che si ritorna, cioè il favorire verso il ritorno ad uno stato di quiete, di riposo. Cosa diciamo quando una persona, quando un amico, un'amica, quando una persona è su di giri, è nervosa, è molto nervosa, diciamo respira tranquillo, respira, non a caso, ma non è un caso, e noi occidentali queste cose dobbiamo capire, non è solo per l'aria, è qualcosa che è un fluido, ma non lo vediamo, ma è un fluido, l'aria, noi spostiamo molecole nell'atmosfera, c'è energia, e come? Nel bioenergetica, apro e chiudo parentesi, il diaframma respiratorio rappresenta il quarto chakra del plesso solare, quindi energia c'è, e come? Potremmo mai stare vicino a una persona negativa, non la conosciamo ma sentiamo energia negativa, oppure sentiamo un contesto negativo pur non conoscendolo subito, sentiamo che c'è qualcosa che non va, diceva Marco Tullio Cicerone, ad veritatem pervenimus, dubitando ad veritatem pervenimus, cioè dubitando arrivo alla verità, quindi vuol dire che se c'è qualcosa dentro di noi che ci fa un po' pensare, vuol dire che qualcosa c'è. Allora, ci sono quindi a livello, quindi il cuore, binomio ritmico respiro-cuore, quindi con gli organi c'è un collegamento con la ventilazione? Direi di sì, ma anche con i diaframmi, tentorio del cervelletto, il diaframma buccale, abbiamo detto prima, nervo vago, parliamo del motore muscolare per quanto riguarda l'elevazione del velo palatino,
diaframma dello stretto toracico, diaframma toracico superiore, diaframma toracico inferiore o diaframma respiratorio, che è il nostro caro amico che vedremo in tutte queste conoscenze insieme, e poi quello che riguarda il diaframma perineale o in gergo pavimento pelvico, partendo dal basso, dato che le fondamenta partono dal basso. Per quanto riguarda il diaframma perineale, il collegamento qual è? Si è visto che le muscolature del piccolo bacino superficiale media profonda, solo se detesa, io posso avere una sorta di sacca d'acqua che comprime l'ambiente viscerale, che poi comunque è incomprimibile, ma solo se ho una detensione qui, e questo i cantanti lo sanno molto bene, lo vedremo nelle formazioni, quello che riguarda il corretto utilizzo dell'apparato pneumofonico. Collegamento diaframma respiratorio, si è visto, nervo frenico, e poi i vari collegamenti. Quando noi parliamo di strutture nervose parliamo sostanzialmente di tutto. L'importante è avere consapevolezza di dove ci troviamo, perché se all'interno del nostro organismo, ma non solo, non abbiamo consapevolezza di dove ci troviamo, come possiamo avere consapevolezza di dove andare? Ecco, qui entriamo e concludiamo verso quello che riguarda la fisiologia respiratoria. E perché tronco encefalico? Il tronco encefalico è una delle stazioni da cui parte questo nervo vagabondo che anastomizza col nervo frenico. Tronco encefalico vuol dire una cosa molto importante per quanto riguarda la ventilazione, perché insieme ai sensori e insieme agli effettori chiude questo trittico che ha l'obiettivo di elaborare, gestire, domandare, rispondere, coordinare. Stiamo parlando di una situazione sempre autonoma, vegetativa. Ecco perché poi se ci sono delle lesioni a questo livello bulbo-pontino, purtroppo dobbiamo essere sostentati con delle macchine, perché qui in quella sezione lì, che abbiamo un piano sagittale, ne vediamo i motori non solo di avvio ma anche proprio di coordinazione. Quindi il nervo vago parte anche dal tronco encefalico. L'aspetto sensorio efferente a livello muscolare lo vedremo più avanti, altrimenti rischiamo di perderci troppo. Visione sagittale, di solito su un piano sagittale si tende a parlare di vista sagittale dal punto di vista craniale e caudale. Caudale, pensate alla pinna caudale, no? Dei pesci, quindi dietro, in gergo e avanti. Allora, qui possiamo vedere, lo vediamo tranquillamente, il telencefalo, successivamente il diencefalo col talamo e l'ipotalamo. L'ipotalamo ci viene in mente, sul talamo possiamo parlare di sistema limbico, lobo limbico è una delle strutture del nostro cervello più arcaiche, più antiche, quindi possiamo parlare anche di emotività. E vediamo poi quello che è l'ipotalamo. E l'ipotalamo non ci può non venire in mente asse ipotalamo ipofisi, tra l'altro la vediamo qui che è abbarbicata e alloggiata sopra la sella turcica, asse ipotalamo surrene, asse ipotalamo gonadi, tutti sappiamo i fattori rilascianti, le sostanze trofiche, diciamo così, sostanze che poi dall'ipotalamo releasing hormone verso l'ipofisi, sappiamo tutto il discorso endocrino, ma non ci riguarda, di coordinazione anche dell'organismo, di domanda risposta. E il diencefalo, come le regioni bulbo-pontine, che vediamo poi quindi scendere a livello orale, rappresentano che cosa? Rappresentano, allora partiamo da quello che è la regione pontina, quindi dall'alto.
Perché dall'alto? Perché qui abbiamo lungo il ponte di Varoglio il gruppo respiratorio pontino, che è un gruppo respiratorio che coordina gruppi respiratori che stanno più in giù, eccoli qua, che stanno in questa sezione qui, più auguralmente, leggermente, cranialmente, che sono i gruppi respiratori dorsali, quindi i gruppi respiratori che si occupano dell'inspirazione, e gruppi respiratori ventrali che si occupano della espirazione, cioè che gestiscono poi a livello efferenziale, non solo di elaborazione, ma efferenziale, quello che riguarda la nostra ventilazione. Torniamo un attimino sulla regione pontina, quindi il GRP, gruppo respiratorio pontino, ha funzione di coordinazione, quanto devo inspirare, quanto devo espirare, c'è una situazione di apnea. Tenete conto che il tronco encefalico può essere un po' scavalcato. Perché un po' scavalcato? Perché noi possiamo coordinare la nostra ventilazione, possiamo decidere quanto volume prendere con una determinata ritmica che vogliamo noi, possiamo stare in apnea per un determinato momento, quindi c'è un ruolo somatico nella ventilazione, ma chiaramente ha un limite, perché come diceva Ippocrate, l'aria è il primo alimento, è il primo medicamento, è il primo, cioè noi possiamo anche rimanere un po' senza mangiare, senza bere, ma senza respirare, la vedo quanto dura. Centro pneumotassico, che è un centro che si occupa della ritmica e del volume respiratorio, elabora insieme al nervo vago, lo vedremo adesso tra poco sul lato respiratorio, e il centro apneustico, da apneusi. Apneusi vuol dire che sono quelle inspirazioni forzate, quelle forzate intense, che ci può venire in mente, una situazione che si può creare in un momento doloroso, pericoloso della nostra vita, in dei momenti anche di spavento dove la respirazione tende ad andare a livello cervico-clavicolare, insomma a livello alto, ma insomma la letteratura sta vedendo il ruolo di queste strutture. Come ben sapete, lungo quello che è, diciamo così, l'asse nervoso, ci sono regioni che sono ancora sconosciute. Abbiamo detto gruppo respiratorio dorsale, quindi aspetto inspiratorio, afferenze vagali, arriva quindi al nervo vago, al gruppo respiratorio dorsale, e parliamo anche di NTS, eccolo qui, nucleo del tratto solitario, stazione importante di arrivo di informazioni sensorie da parte dei chemorecettori centrali disposti a livello bulbo pontino, da parte di quelli periferici disposti lungo l'arco aortico, il glomo abbarbicati, alloggiati lungo quella biforcazione che è il glomo carotideo. Difatti, se prendiamo un colpo forte in questa zona, la zona encefalica non arriva più, la pressione dell'ossigeno scende molto, in maniera molto, molto forte. Infatti, i chemorecettori periferici rispondono di più a un abbassamento della pressione dell'ossigeno. Tenete comunque conto che quando noi ci alleniamo non è tanto la pressione dell'ossigeno che cala, ma quanto quella dell'anidride carbonica, del diossido carbonico che si alza. Possiamo fino a 60 mmHg di mercurio, è un'ipossia moderata. Noi possiamo parlare di abbassamento della pressione dell'ossigeno in alta quota, le vedremo queste cose. Abbiamo parlato sotto delle NTS, ecco, quindi numerose afferenze anche dal nervo, dal nono glosso faringeo, dal nervo vago, dall'intercezione viscerale, dai SAR, slow adapter receptor, recettori profondi, e via seguitando. E in ultimo, nel gruppo respiratorio ventrale, lì abbiamo anche un complesso di neuroni, si chiamano neuroni Prebotzinger, che come per il nodo senatriale, dove è una sostanza, un luogo di pacemaker, un luogo di origine del battito cardiaco, stessa cosa avviene nel complesso di questi neuroni Prebotzinger per quanto riguarda la ritmogenesi respiratoria. Cioè lì la letteratura ha osservato che lì nasce il respiro, e noi respiriamo a livello inconscio, non è che pensiamo ogni volta, allora adesso devo respirare in questo modo qui. Qui la respirazione è anche appunto autonoma, però abbiamo visto può essere un po' scavalcata e diventare somatica.
Allora, questo è un andamento, concludiamo, di un atto respiratorio. In fisiologia respiratoria si è visto che stiamo all'interno di un volume corrente, quindi gestiamo 500 ml, ma in realtà puri sono 350, però poi, perché c'è lo spazio morto anatomico, fisiologico, la rigidità toracica, circa, prendete con le pinze questi numeri, questo è stato preso da un bellissimo libricino che vi consiglio, Fisiologia respiratoria di Andrew Lax e John West, l'essenziale. Un atto respiratorio dura circa 5 secondi. All'interno di questi 5 secondi noi abbiamo varie fasi. La prima è un periodo di latenza, di quiescenza, cioè non succede nulla. Non succede nulla. Successivamente c'è un aumento a rampa. C'è un'ispirazione che dura circa 2 secondi, circa. Successivamente abbiamo un momento di elaborazione, di modulazione e di spegnimento dato, abbiamo visto, dal centro pneumotassico, dato dai recettori profondi del polmone, un'ulteriore modulazione da parte di quello che è, vedete, il nervo vago, eccolo qua, e il glosso faringeo, che termina nel nucleo del tratto solitario. Lì dialoga, il glosso faringeo ha anche un'importanza a livello enterica, ha anche un dialogo a livello della deglutizione, ma anche del sapore. E poi abbiamo una fase espiratoria. La fase espiratoria, che dura, vedete, 3 secondi, già da qua capiamo che l'espirazione già fisiologicamente è più lunga dell'inspirazione, quindi dobbiamo imparare a buttare fuori, ad andare avanti, a buttare fuori, ed ecco perché la maggior parte delle pratiche respiratorie partono da un'espirazione. Anche la fisiologia respiratoria ce lo sta confermando. Una fase post-inspiratoria, che è la prima fase espiratoria, dove c'è una debole attività del diaframma toracico inferiore, il diaframma respiratorio, e i costrittori della laringe. Tenete conto che l'attività qui del diaframma è debole nel senso che i polmoni non poggiano sul diaframma respiratorio, è il diaframma respiratorio che segue il ritorno passivo elastico del parenchima polmonare, come a sua volta, dato che ha l'intimità con la pleura parietale, come a sua volta segue la discesa, segue la compressione data dal movimento dell'interoccezione viscerale, dato che parliamo di peritoneo parietale. Successivamente, quindi, c'è un ritorno passivo volume corrente, quindi siamo in una condizione di quiete, e un'espirazione passiva, ritorno elastico passivo in posizione di equilibrio del polmone, della gabbia, della struttura toraco-polmonare. Quindi vediamo che all'interno di un atto respiratorio, dove addirittura, curiosità, anche dopo 16 atti respiratori, l'ambiente alveolare non è ancora totalmente, diciamo così, purificato e non ancora va a gestire nuova aria fresca. E quindi vediamo, insomma, l'importanza nervo vago, l'importanza di un atto respiratorio, di che cosa succede lungo questo atto respiratorio e lungo questa danza di questo diaframma toracico inferiore, di questo diaframma respiratorio, di questa coperta, di questa raggiera carnosa, di questa coperta che Leonardo stesso ha visto e potuto apprezzare come si espande, come si prolunga, soprattutto posteriormente, aperta, vedete, anteriormente. Ecco, con questa danza vi saluto, vi auguro un buono studio. E vi ricordo, la prossima volta termineremo l'orifizio esofageo parlando di quelle che sono le tuniche muscolari esterne piuttosto che le mucose interne, quindi del tratto gastroesofageo e del ruolo di culisse, di guida scorrevole, che questa danza diaframmatico-respiratoria, che questa coperta ha all'interno del nostro organismo. Vi saluto e ancora un buono studio e una buona continuazione.